Buonasera a tutti. Perché sono da solo? Perché Roma fa schifo ed è piena di traffico. Quindi sto chiamando Davide. Allora, oggi vi voglio far vedere con Davide quello che è l'organizzazione casalinga. Marco. Oh, ma dove sei? Eccomi, sto parcheggiando, eccomi. Ma ho capito. Oh, Ale. Hai già iniziato? No, tranquillo, corri, sbrigati. Okay. Ciao. Ok, arrivo. Ciao, ciao. Allora, quindi vi stavo dicendo che noi dobbiamo usare la testa, essere furbi e... Eccomi, un po' di ritardo, c'è traffico. Vabbè, tranquillo. Buonasera a tutti, eccomi, sono arrivato. Tocca a te? Ma perché c'è il fiatone? Si è fatto a piedi? Quasi. Ho lasciato la macchina in mezzo a... D'accordo. A Tiburtina, sì, così? Sì, in mezzo. E la multa? No, scherzo, no, parcheggiato, okay. Però ho corso. Allora, ragazzi, stavo dicendo... Stavo dicendo che le basi, noi dobbiamo essere furbi e prepararci. Le basi. Quando uno invita gente a casa, e io lo so perché... Ah, ma tu sei quello della... mi fai la pizza quando vengo a casa? Sempre. Ma questa pizza non ce la fa mai. No. Cosa che noi odiamo fare a casa. Però diciamo che quando poi la fai per tutti quanti, che succede? Che poi sei quello, l'unico, se vuoi dire parolacce non si possono dire, però sei l'unico fesso, fesso che sta davanti al forno, in cucina e non mangia. E mentre tutti gli altri, ah ma dai vieni, fanno finta, ti dicono dai ma unisciti a noi, lascia stare, fregatene. Sì. Però poi in realtà vogliono che tu stai lì. Certo. Ok. E questa è la realtà dei fatti, quindi io e Davide vogliamo darvi un po' di informazioni su come evitare di fare i servi degli amici, perché è quello che facciamo, no? Sì, I servi della gleba. Sì. Quindi ci prepariamo 4 belle ricette, vi insegniamo come prepararvi alla serata con i vostri amici, così che quando arrivino dovete solo riscaldare e potete godervi la cena con loro, va bene? Allora, per fare questo noi prepareremo pizza in teglia, perché è un prodotto che si presta molto meglio a questo tipo di organizzazione. Va bene. A casa specialmente? A casa, certo. Anche perché poi, anche nelle attività, è un prodotto molto, molto organizzato, tra virgolette. Si fa molto prima, si mette sul banco, si aspetta il venditore. Sì, terribile. Quindi alla fine, ma perché sto coso sta qua? Quello? Toglielo, da. Aspetta, lo spostiamo. No, così. Che poi, no, fa scenografia. No, lo vuoi sopra? Così. Qua? No, sì, qua. Facciamo finta che siamo, che ne so, ricchi di spezie, tipo, ammazza quante spezie che c'hanno, poi sono tutte impaccate. Sì, sono finte, sono quelle di Ikea. No, sono vere, però okay. Ormai sono scadute. Comunque, da cosa cominciamo? Intanto dall'impasto. Sì. Dall'impasto. E le teglie. L'impasto. Allora, partiamo dalle origini. Cosa abbiamo fatto? Impasto, frigo, dopo il frigorifero, dopo 24 ore, abbiamo anche 48, se avete voglia di fare un 48 ore, dipende dalla farina, tirate fuori queste palline. È a cena l'evento? Perfetto, tiriamo fuori le palline all'ora di pranzo. All'ora di pranzo? A che ora pranzi tu? All'ora di pranzo tiri fuori l'impasto e fai le palline. Sì, ok. Però no, proprio all'ora di pranzo, dopo pranzo. Verso le 2:30, sì, dai. Sì, perché, no, vabbè. Le 3. 4 ore prima. Scusa, se devi pranzare, come fai a fare le palline? Allora, prima fai pranzi. E poi fai palline. E poi non è più l'ora di pranzo, perché è passata. È ora di merenda, allora. Dopo l'ora di pranzo, dopo appena avete finito di pranzare, prendete questo impasto e lo impallettate. Lo lasciate lì, ci vogliono circa 3 ore di lievitazione. Questa lievitazione dipende molto dal calore ambiente. Ambientale, ambiente se vuol dire. Calore ambientale. E molti di voi si aiutano con la lucina del forno accesa, che fa un po' di calore, 30 gradi. Io vi consiglio che quella lucina, secondo me, non serve a niente. No, però magari in macchina sotto al sole è meglio. Sì, in questo periodo, la metti in balcone. Oppure accendete il forno, 30 secondi lo rispegnete. Si è fatta una bella camera calda, 40-42 gradi, e state a posto. Queste palline lievitano. Che ora si è fatto? Scusa, se alle 2 abbiamo tirato fuori le palline, dopo 3 ore? Sono le 5. Sono le 5. Sono le 5. 2, 6, 3, 4 ore, insomma. 5. Alle 5 noi abbiamo la pizza da stendere e da cuocere. Come la cuociamo? Con delle basi economiche, così poi se gli amici ci danno buca,
non abbiamo buttato niente, perché poi succede sempre, 90% delle volte. Dico, oh, non lo so, che scuse posso usare? Mi è bucata la macchina e mio padre non mi fa sci, e vabbè, cose del genere. E niente, quindi basi economiche, adesso noi partiremo da queste basi economiche che sono patate. Io vedo qua sotto che patate. Avevo messo le patate qua sotto. Ecco, hanno spostate forse, allora, ragazzi. Patate 30 centesimi al chilo. Zucchine. Ah, che fa, porca miseria. Zucchine? Un euro al chilo. Pomodoro, un euro al chilo. Dai. Mozzarella non ci serve adesso, perché ce l'hanno dato? Perché la usiamo dopo. Vabbè, dopo... Ma no, oggi non la usiamo la mozzarella. E se la mangiamo? Perché la mozzarella oggi non la usiamo, perché la mozzarella costa troppo. Noi oggi andiamo proprio cheap, andiamo proprio a risparmiare, la mozzarella non la utilizziamo. Perché la sostituiamo con altri ingredienti che si prestano molto meglio per quel lavoro che dobbiamo fare noi, per avvantaggiarci e per fare in modo che la pizza rimanga morbida anche preparata molto in anticipo. La mozzarella tende ad asciugarsi, mentre la stracciatella, la provola squagliata sopra la pizza, la crema di stracchino, la bufala a crudo, tutte queste cose si ossidano meno nel tempo e invecchiano, certo, con più difficoltà. Adesso Davide è cintura nera di pizza con le patate. Io mi devo fare la pizza con le patate, bestendi. Lo dico sempre, te sei cintura nera di pizza. Allora, ti avverto subito che noi abbiamo due teglie. Sì. Questa c'ha sto problema. Ok. È abbozzata. Okay. Io questa... È come il gobbo di Notre Dame, possiamo dire, okay, no? Che, ok. Senti. E cosa succede? È storta. E quando la metti al forno, si imbarca. Quindi non... Non cuoce bene sotto. Ci vogliamo fare la patate con questa? Sì. Allora ci facciamo la patate con questa e con quest'altra invece, che magari ti dà più suolo, ci facciamo le altre rossa, zucchine. Ok. La ripiena pure dobbiamo fare. La ripiena non può mai mancare. Allora, dai, vediamo un po'. Un po' di carta, perché c'è l'acqua. Poi. Olio. Le palline con la farina. Palline. E farina dove? La farina... Dov'è? Ma dov'è? La farina... Ma perché non sai stenderla senza? Tipo, che ne so... Non si può fare. Ok, allora vado a prendere la farina. Senti, io intanto qui guardo un attimo chi ci segue. Ecco. Se ce la fa caricare. Non ce la fa a caricare. No, perché volevo vedere qualche domandina, magari già chi si è connesso, però... Ma qua siamo offline. Siamo offline. Allora, io, Davide, sì, t'ho preparato una scodella. Sì. E in questa scodella ci possiamo condire le patate. Ok. La facciamo col condimento di scodella. Lo sai che... Mm-hmm. Sì. Mi piace di più. Poi sì, tu sì, sei sì, contrario, sì, però a me mi piace. Va bene. Cioè, questa è la farina. Facciamo. Senti, la nostra farina di riso. Dimmi. Tu stendi e io... Tu condisci, io stendo. E io intanto okay, le patate le scolo un pochino e le metto dentro la ciotola, okay, quelle che ci servono. Ok. Allora, andiamo ad utilizzare la nostra... Allora, siccome farina... tu sapete scolare le patate, non guardate a me, guardate a lui... Perché è più interessante, come no? Si stende, è molto importante. Ok, dai, allora andiamo a mettere la nostra farina di riso sul banco e andiamo a prendere la nostra pagnotta dal cassetto. La stendiamo, la allunghiamo e la allarghiamo un pochino. Peso della pagnotta sono 600 grammi, giusto? L'hai fatto tu? Sì. Non l'ho fatta io, però vabbè, sì. Sono saranno 600 grammi, mi sembra, a occhio. Sì. Perché? Perché andiamo a rispettare la quantità di pasta che deve entrare nella nostra teglia, ok? Abbiamo una teglia che è 40x30. Vi ricordo come un po' si fa il calcolo, lo diciamo sempre perché secondo sì, me è importantissimo. Si fa lato per lato diviso 2. Quindi 40 per 30 sono 1200, diviso 2 600, quindi la nostra pallina è da 600 grammi, ok? Togliamo quello, grazie Marco. Tu lo sai che io sono, sì, faccio sì, il garzone, so, senza problemi. Io ti volevo dire una cosa. Anche due. Mi sono stufato. È appena iniziato a fare patate. No, devi fare patate, delle pizze troppo alte. Io pure. La prossima volta le facciamo più fine. Dammi quella là. Questa? No. Questa? Sì, dammi.
Ok, a modificare. A casa si può fare. Ma pure al lavoro. La facciamo un po' più fina. Taglia per così prima. No, no, guarda qua. Così mantengo la forma della pagnotta. Allora, ragazzi, è tantissimo tempo ormai che alveolature, pure noi siamo in fissa. Siamo fissati. Sì, però... Perché sono belle. Lo so, però... Secondo me... Secondo noi... È ora che torniamo a origine. È ora che torniamo un po' a scendere di peso con queste palline che sembrano focacce... Che si vedono solo pizze così alte, panettoni. Pizze così alte, però poi la realtà dei fatti nei locali è che c'è sta la vecchietta che ti dice ma quella fina non ce la vede. E secondo me... Marco, scusa se ti interrompo, il 90% delle persone... Non è solo la vecchietta. Lo so tutti. Il 90% delle persone ci chiede... E poi scusa, chiede a tutti la pizza un po' più bassa. E poi scusa, a Roma siamo nati con la pizza bassa, non con quella alta. Sì. Ma non è che mo' scrivono su YouTube, voi fate così perché non siete capaci a fare la violatura. Come no? Abbiamo anni e anni di alveolature, cioè, non credo che... Quella col pomodoro la facciamo senza tagliarla, dai. Ok, va bene, va bene. Intanto questa però mi porta avanti. Ragazzi, io intanto ho messo un po' di olio di semi sulla teglia e l'ho distribuito aiutandomi con un pezzo di carta su tutta la teglia. Voglio dire una cosa. Mercoledì ho fatto una diretta per il Città della Pizza. Per il Città della Pizza, e sì. C'è un tizio che nei suoi commenti mi ha scritto... Se io dovrei, proprio così, se io dovrei fare una pizza così per 40 persone, no. Non affitto mai, voleva far intendere, no? Ok. Allora, io mi dovete spiegare. Ma io devo fare una diretta per far vedere la marinara e 3 minuti è finita, è pronta? No, dobbiamo far vedere pure cose un po' più elaborate. Poi voglio rispondere. Ah, quello dell'altra volta stai rispondendo? Sì, perché se io dovrei... Allora... Ci si organizza in pizzeria, allora non hai gli ingredienti da fare all'ultimo momento, cioè non vi preoccupate che poi se ci stiamo a fare 40 pizze che non sono nulla, ci si riesce. Ho risposto a se a 40 signor, pizze. Se io dovrei. Ok, 40 pizze, in teglia poi? Non lo so, in teglia no, niente. Però io stavo facendo una pinza lì. Ah, stai facendo la pinza, è vero. Vabbè, allora, io intanto vado avanti. Se io dovrei mettere l'olio qui, un fiume, proprio? Sì, vai. Tanto? Sì. Vai. Se io intanto stendo. Sì, okay. L'olio. Ok, andiamo a praticare la stesura. Parliamo tutta la diretta con i congiuntivi sbagliati? No, no, no. Non ci riesci? No, non si può fare. Posso parlare un po' in romano, però? No, no. Andiamo. Stendirebbi la quella, Davide? Sì, 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 la stendo, la stendo. Ok, vado a suonare il pianoforte, come dico sempre. Vabbè, la punta delle dita, schiaccio. E sposto i gas all'interno della pagnotta, ok? Prima sui lati e poi vado un po' più centrale. Mi raccomando, in base a, diciamo, la morbidezza della pasta, vado a stendere più o meno la mia pizza, ok? Adesso cerco di farla diventare più o meno larga come la teglia, ok? Quindi vado a stendere ancora un po'. Prima ai lati, poi al centro e poi allargo un pochino, ok? Ancora un passaggio, poi da sotto la tiro su, mi raccomando sempre con la mano chiusa in modo da non creare buchi, e la metto nella teglia. Pian piano la vado ad allargare e la porto sugli angoli. Ecco qua. Oh, mi raccomando. Io ci sto mettendo un botto di sale. Carica, ma sì. È tutto carica. No, non me, le patate. Ok. Senti, io ci metto sale, pepe tutto. E un po' di tutto. Stai attento a quelle spezie. Ma dai, scherzavo, te pare che so no. Ok, io intanto ho sistemato la pizza nella teglia. Vado a controllare lo spessore. Te dico io. Qua vengono alveolature lo stesso. Con tutto che abbiamo levato, sì. Un quasi centinaio di grammi di pasta? Secondo me sì. Ops, mi è cascato dappertutto. Va bene, va bene. Smarino. Ok, io sono pronto. Se ti sbrighi. Oh, dammi tempo. Qua le cose si fanno... Se no poi come fanno a scrivermi i commenti se io dovrei fare 40 minuti una pizza? Ma non li possiamo leggere qui? No, quello... Non volevo rispondere io. Non ci sta, non si vedono. Che è te devo dire qua?
Scusate, un tecnico. Un te- cioè, tecnico? 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 Un tecnico. Ecco, arriva il tecnico. Tecnico. Il tecnico, eccolo, eccolo, è arrivato il tecnico. Salve tecnico. Ci può far vedere per favore come si fa? Doveva solo, dovevi solo premere un pulsante. Sì, ma c'era scritto senza la cam, senza... Certo, perché... Noi vi vedono da qui. Noi siamo pizzaioli, queste cose non le sappiamo. Con me, facci fare la pizza a noi. Con il dito. Facci fare la pizza. Ok. Vabbè. Ciao. Ciao, grazie. Tu. Io intanto... Dopo ti daremo un pezzo di pizza. Io scrollo. Quello venuto peggio te lo diamo a te. Scrollo. Ciao Niccolo! Ah, vedi, però rispondono anche tra di loro. Bravi, bravi ragazzi, bravi, se non stai attenti. Okay. Aspetta, aspetta. Ma è troppo indietro, è tipo un quarto d'ora fa. Aspetta, uno ha scritto brutto. Dove? Richiedere le dosi per le palline. No, le palline l'abbiamo detto, ripetiamo. Base per altezza diviso 2 e trovate la grammatura della pallina. In questo caso era 30x40. Diviso 2. 1002. Sì. Per diviso 2, 600. Quindi la pallina deve essere da 600. Se la volete con le alveolature. Noi abbiamo tolto un pezzo perché... Però io devo sfatare un altro mito. Dimmi. Non è che tu fai la pizza più pesante, più la pagnotta più... Diciamo che pesa di più peso. E la, il peso non è rapportato al tipo di alveolatura. Esatto, perché anzi, 700 grammi anzi, non è che ti viene ancora meglio. No, anzi, viene più panosa. Viene più panosa, perché il calore entra male e non sfoga sì, bene. Sì, se andiamo ad utilizzare meno pasta... Però prendiamo la pallina al punto giusto di lievitazione, avremo molte più alveolature rispetto a una pallina più pesante. E leggerezza al morso, quando la mangiate, è molto sì, più leggera, sì, molto più scioglievole. Io ti ho fatto le patate qua. Ok, però le patate. Solo pepe rosmarino. Lo sai, no, non svegliamo come sarà fatta dopo. Sì, infatti, me, in dai, base a quello che dobbiamo farci dopo, direi che è abbastanza. Sta bene, dai, poi ci dobbiamo aggiungere sì, un io intanto cose. Vado a... Vai, vai, spatatala. Vado a riempirla. Aspetta. Che è successo? Voglio far vedere un trucchetto. Una goccina vai, d'olio vai, sì, sì, faglielo sulla vedere. Base vai. Che ti aiuta la cottura della patata sotto. Grazie. Vai. Io vado. Vado a riempire tutta la base della pizza. Diciamo che la pasta sotto non si deve praticamente vedere, ok? Quindi speriamo che Marco ha condito abbastanza patate. Così riuscirò a coprire tutta la pizza. Allora, via. Tutto qua. Sì, dai, dovrebbero essere abbastanza. Eccoci qua. A me già mi viene fame. Con le patate crude. Pensate quando sono cotte. Allora. Le vado a mettere tutte, quindi con quelle che diciamo mi sono tra virgolette avanzate, vado a riempire tutti i piccoli spazi. Ok? Poi cosa fondamentale, Marco, pensavo dimmi. Fossero poche, invece guarda. No, no. Sono no. Quasi troppe. Troppe non sono mai. Sono andato a occhio. Così, ma il così tuo occhio. Così detto, a occhio, Così almeno se uno mi chiede quante patate so, quante, a occhio. Più hai esperienza. Com'è? Più ce n'è? È più buona, Io vado anche ad utilizzare un po' dell'olietto che è rimasto sopra, nella bowl, scusate, al di sopra delle patate, in modo che aiuterà anche la cottura e andrà anche a, diciamo, a caricare di sapore le nostre patate. Oh Davide, ma sì, il forno non l'abbiamo... Ma non devo ti preoccupare, il cielo al massimo. Metti il cielo al massimo. Abbasso la platea e metto il cielo al massimo. Per fare la pizza con le patate, invertiamo, Sì. Questa domanda interessante io risponderei. Non so chi ce l'ha fatta perché non compare il nome, intanto pulisco le mani. La ricetta per la pasta, intendevo. Guarda, non mi dice il tuo nome, il programma perché ti chiama Facebook user. La ricetta per la pasta sul mio canale YouTube trovate tanti tutorial per fare l'impasto, anche quello della pizza fatta in casa, si chiama proprio così il video, mi sembra pizza fatta in casa bla bla bla. Sì, no, quella sotto dicevo sulla base precotta, guarda sulla base precotta come sì, ci si comporta per le patate. Farei intanto anche la base la precuoci con le patate come stiamo facendo noi. Ah giusto, sì, se tu clicchi sul coso sì, così tutti vedono la domanda, giusto? Sì, funziona. Ora faccio così, hai sistemato il forno? Cucucucu.
Allora, sei andato al su con le sì, domande. Sto vedendo un bravo. Po'. Bravo. Posso infornare? Devi. Ah no, vabbè, io intanto torno. Se ne andiamo. Io intanto inforno. Ti fa come te pare. Ciao Marco, attento che Sasha ti segue dalla Germania pure adesso. Ti ricordate Sasha? Sì, io me lo ricordo. Sasha. L'altra diretta? Sì, che sì. Ci aveva sgamato tutte le pizze. Sì, ma c'è ancora non c'era un complotto. Secondo me un complotto. Dai, vabbè. Io intanto tolgo questa perché... Comunque noi possiamo vedere un sacco di commenti di gente da dove scrive. Appunto io volevo chiedere, c'è qualcuno di voi che ci sta seguendo, che ne so, non dall'Italia? Scrivete il paese da cui ci state seguendo. L'altra volta dal Brasile, ti ricordi? Sì, Israele, stava... Brasile. C'era Tiago dal Brasile. Voglio sentire oggi... Da dove vengono? Sì. Allora, ok, andiamo avanti. Senti, io intanto... O andiamo indietro. Che fai? Stai avanti. Stendo io. Col guantino. Col guanto... Me ne metto uno solo, faccio Michael Jackson. Col guanto non è che so stendere molto bene. Infatti perché non hai abbastanza... Non riesci a sentire la pasta sotto le dita. Grazie. Prego. Vabbè, ormai me lo sono messo. Allora... La teglia Thailandia, Germania, attenzione, vedi? Si stanno scatenando. Thailandia, Germania. Scusa, ti chiami Giacomo Germano? Solo da Germania, no? Da Germania. La Germania. Allora, la stesura, invece di farla come l'ha fatta Davide, sì. Non perché ovviamente la sua è sbagliata, la mia è giusta. Perché la mia... vogliamo solo farvi vedere diverse stesure, diversi risultati. E stavolta proviamo invece che con le dita a infossare le dita dentro la pasta, proviamo ad accarezzarla a dita chiuse, ok? Vi viene una violatura molto diversa. Io intanto ti ho messo l'olio. Ragazzi, io vado piano per farvi vedere i movimenti. È inutile che poi mi scrivete i commenti, ma se io dovrei fare pizze così, così lento. Ok, vai. Piano piano così. Piano piano si allarga. Che scrivo? Io intanto guarda. Marco, se vuoi vedere la diretta, perché sto iniziando a lavorare e mi dispiace che non posso seguire. La diretta sarà disponibile sia sul mio canale YouTube che sul gruppo La Vera Pinza Romana con Marco Montuori. Ma sono un po' narciso, tutto Marco Montuori, Marco. E sarà disponibile per 24 ore, quindi appena finisci di lavorare sbrigati, non andare a dormire. Domani sarai un panda con le occhiaie, non fai niente. Fai nottata. Però solo così, va bene? Perché le dirette, facciamo così perché quando ci sono le dirette dovete starci. Giusto. C'è Paola dalla Svizzera, Marco. Poi c'è Francesco Menna, ci dice... Con le patate, due belle fette di porchetta ce le metterei. E io voglio capire chi è che spoilera. Io non ho chiamato a nessuno. Te giuro, no, io non sono stato. Ma bellissimo, è Sasha? Bellissimo. Sicuro che non è Sasha come no, un altro... Francesco Menna. Non è Sasha. Senti, che... mi puoi evidenziare questo commento? Questo qui? Questo proprio? No. Me lo leggi, per favore? Marco, fai una pizza per noi campioni d'Italia. Allora... Me la devo inventare una pizza per i campioni d'Italia. Perché noi sappiamo i paesi da cui ci scrivono, ma non sappiamo le tifoserie. Però vedi che qua lo sanno che sono cuore nero azzurro. Però per i campioni d'Italia, una pizza nera azzurra come la potremmo fare? Blu e nera. Io non la mangerei neanche una pizza blu e nera. No. Che ci metti? Avrei gialle rosse. Senti, già la pizza è romana, la pinza è romana, tutto romano. Che io poi sono un simpatizzante. Sono forse l'unico interista che simpatizza per la Roma e non per la Lazio. Allora, okay. Stendendo così come ho fatto prima, la pasta non ha delle bolle, è proprio pianeggiante, va bene? E dobbiamo convincerla di più ad allargarsi. La lasciamo riposare un pochino in teglia e fra poco... E disattivagli il microfono a Davide perché forse magari dice qualcosa di là. E questa pasta, se noi aspettiamo 3-4 minuti,
si stenderà alla perfezione sugli angoli. Se invece la sforziamo adesso, in cottura potremmo avere un ritiro. Quindi avete visto quando poi mancano quelle due dita in teglia che la pasta si ritira tutta quanta? Potrebbe essere colpa di una pasta ancora troppo tenace al momento dell'infornata. Intanto guardo la pizza con le patate, la zoom. Ma secondo te no? Sì. Ma io sono andato a prendere le nostre armi. Ah, ok, ce l'hai di nuovo riattivato il microfono a Davide? No, ti abbiamo disattivato il microfono. Perché? Perché? Perché pensavamo, va di là, si dimentica, magari no, inizia di parolacce, cose che vanno in diretta. Ok. No, chiudi, dai. Mi sono scordato. Volevo solo far vedere adesso. Sono andato a prendere le armi. Allora. Ci sta da sistemare sta pizza. Ti serve una mano? Da uno pratico? Ah, se vogliamo qualcuno. Che non siamo noi quelli bravi, no. Allora, mano sotto, andate a prendere la pasta dal centro, portatela verso l'angolo, non tirate solo l'angolo, altrimenti si sfina. Quindi, ad esempio, guarda, Alessio adesso mi fa un super dettaglio su questa parte e mi metto pure il coso sotto, così, così ci vede ancora meglio questa telecamera qui. Vai. Allora, questo deve arrivare fino all'angolo. Se io lo tiro, si sfina, quindi io non tiro questo, vado con la mano qua sotto, quindi vedete dov'è la pasta che io tiro? È qui, e mi porto tutta la pasta sull'angolo, guardate, l'angolo non si è sfinato, va bene, sono andato a sfinare tutta la sezione. Questo stesso procedimento lo dovremmo ripetere per tutti gli angoli, io non ho voglia di farlo e quindi... Faccio è importante così. Anche dire però dove vai a prendere la pasta, deve esserci, diciamo, non dico un eccesso di pasta, ma comunque la pasta deve essere presente. Bravo, perché io certe volte mi scordo di dire cose. Se qui era già fina, non quindi spostate sempre la pasta da dove ce n'è di più a dove ce n'è di meno. Esatto. Punto. E pomodoro, perché mi sono messi i guanti? Per mettere il pomodoro. Allora, vado. Vai. Se vuoi intanto rispondo a... Leggi. A che temperatura siamo nel forno e che percentuale di calore possiamo ipotizzare per la pizza con le patate? Allora, io per la pizza con le patate consiglio sempre che la maggior parte del calore deve provenire dal cielo, perché dobbiamo appunto andare a cuocere le patate che hanno una cottura più lunga della pizza, ok? Quindi vado a dare... Perché gli dici le bugie, scusa? Io non dico bugie. Scherzo, ragazzi. Io non dico bugie. E quindi andiamo a dare più potenza al cielo e meno alla platea, mentre per tutte le altre pizze in teglia, adesso ti buco tutta la pizza, per tutte le altre pizze in teglia utilizziamo più potenza dalla platea perché il calore deve penetrare all'interno della teglia, ok? Quindi, poi la temperatura è sempre più o meno la stessa, partiamo tra i 280 e i 300 gradi, poi dipende anche dall'idratazione che andate a dare all'impasto, ok? A casa... non potete raggiungere queste temperature, quindi impostate il forno al massimo. Prima parte della cottura per la pizza con le patate sopra. Eh sì. Mentre per le altre prima parte della cottura sotto e dopo la seconda metà della cottura sopra. Io intanto giro la pizza con le patate. Aspetta che qui il commento c'è. Davide, ti devo dire una cosa. Dimmi, anche due. Il forno che abbiamo messo con il cielo più alto, sì, è questo. E la pizza è messa sotto. Holy shit. Allora, adesso la mettiamo subito sopra. Adesso ti faccio vedere. Spegni sopra. Grazie. Vai. Comunque, dimmi. Fammi passare. Intanto giro. Fammi passare. È più alveolata. E l'ho anche tagliata. L'ho anche tagliata. Della base da 600. Io lo dico bene, sempre. Dai, facciamo un po' di grill. Ok. E lì chiudi. Sgrilletta. E devo fare la rossa, c'ho paura che non malveola adesso la rossa. Perché è basso? Perché con la base bassa. Ah no, questa è base alta. Questo sta base al 100%, solo che sta ho abbassato un po' la temperatura però. Sì, vabbè, aspetterò 2 secondi. E sì. Intanto tu fai come si fa a sto coso, perché sennò dobbiamo chiamare il tecnico. Marco, io oggi ho mangiato poco. E io che devo fare? Devo da mangiare io. Funziona? Eccoci qua. Come ti accorgi quando il panetto è pronto per avere una buona alveolatura? Allora, questa domanda è molto importante. Tocco il panetto, se mi accorgo che è troppo duro,
per stenderlo dovrò pressarlo di più e quindi avrò un problema d'alveolatura proprio dato dalla eccessiva pressione. Se il panetto è troppo mollo quando lo tocco, potrei, appena lo sfioro, far uscire tutti i gas di fuori. Quindi devo stare in quella via di mezzo famosa e ci vuole semplicemente un po' di esperienza nel riconoscere quando un panetto lo tocco e non è né troppo tenace, cioè che lo riconosco come, che tocco ma la pallina non gli si fa la fossetta del dito sulla pallina, e neanche troppo morbido perché altrimenti vedrei sulla superficie della pallina tante piccole bollicine e il panetto proprio gigantesco. In quel caso io già so che se lo tocco lo rovino. E quindi è una pasta che dovevo lavorare in anticipo. Vabbè, io la inforno. Sì, dai, tanto, dai. Tanto a casa sta temperatura la diretta. Sì, sì, ma che se ne frega, sì, tanto. Ok. Tanto si sa che cosa fa la pizza, non è che. Ok. Allora. Lo fanno. Io intanto qui. Questa l'hai risposto, giusto? Sì, ho risposto. Che è arrivato due volte, la stessa domanda. Non ce n'è COVID. Dai, stavo scherzando. Allora, per avere 600 grammi di impasto, quanta farina e acqua? E che ne so? Che carta e penna, la famosa due conti. Noi facciamo 30 kg di farina alla volta e mo 600 grammi come famo? Un panetto da 600? Allora, vabbè, facciamo un'idratazione a... 250, 200. Giulia, Giusi, scusa Giusi, mo la calcolatrice... Devo prendere la calcolatrice. Dai, fallo, dai. Dai, facciamo. Ipotizzando un'idratazione al 80? All'80. All'80, ok. 400 grammi. Formule matematiche che ci girano. Secondo me 350 di farina. Sì, tipo pure per me. Fai 350 per 0,7? Per 0,8? 0,8, 2,45. No, 0,7 hai fatto. Hai fatto 0,7. No, ho fatto 0,8. Ho fatto 0,7. Quindi sono 300, tipo 330 di farina. Sì. 340 di farina. Sì, 330, 340 di farina. Allora, lo provo a fare. Quasi la metà del panetto, insomma, perché sì, siamo sì, a certo. Molto alti con l'idratazione, quindi... Aha. Eh sì, sono 330 di farina. Quindi 330, 335 di farina. Va bene, Giusi, però... Non ci mettere più così tanto alla prova perché veramente noi non è che. Ma poi siamo... a quest'ora, sai? Sì, con tutto quel traffico che hai preso oggi, poi sarà stata una giornata. Un delirio oggi, un delirio. Allora, ragazzi, altre domande? Intanto, io... Davide, che dici? Che stendo? Che stendi te stavolta? Perché non è che sempre io. Allora, qui il problema adesso è. Il bello della diretta. Dobbiamo alzarla. Che cosa? Quella pizza. Perché dobbiamo alzare? Perché l'ho infornata adesso, le patate ancora non sono cotte, aspetta un attimo. Ho capito, sotto è già pronta. Sì. Ho capito. Abbiamo una teglia qui. Allora prendiamo base per altezza diviso 2, ok, 4x4, ce l'ho, prendere una di queste. Allora, ragazzi, che è successo sotto a quella pizza? Si è bruciata quasi, perché avevamo messo la pizza nel forno di sotto, che era bello caloroso, bello potente, la pietra ha cotto la pizza sotto, spostandola sopra, lì ha trovato una pietra ancora più carica, perché non abbiamo mai cotto, e quindi è come se sotto avesse avuto una super spinta questa pizza. E quindi adesso noi, per finirla di cuocere, prendi un po' quelli. Alziamo la teglia e la finiamo di cuocere, l'hai girata? Mm-hmm. Deve finire di cuocere così. E la finiamo di cuocere sopra il castelletto, ok? Beh, a casa fai prima cottura sotto, poi sopra, più o meno. Abbiamo simulato. È bello. Sbagliando. È bello perché dovete conoscere tutte le soluzioni a qualsiasi problema lavorativo. C'è sempre la soluzione. Adesso stendi te, per favore, mi sono stancato. Vabbè. Quella pizza ma. Ah, quella col ma pomodoro? Sì, ma è stata dura stenderla, guarda. È un lavoro duro, ma qualcuno deve pur farlo. No, io. Allora, vediamo qua. Allora, quelle. Ripiena. Se no là c'ho la zucchine. Vuoi che faccia la zucchine? Fa zucchine, va. Vuoi farla tu la ripiena, ho capito, sì. Sì, perché voglio... Perché mazza sai che c'è? Bisogna metterci meno attenzione per fare la ripiena. Siccome sono stanco... Ciao. Ripieno io, dai.
Vedi che quella poi rossa c'è pericolo che è troppo alta, vedi? Troppo, Giacomo, migliori, pasta, migliori pasta. Forni per la pizza in teglia. Moretti, Rina, basta che li sapete usare i forni. Poi... mi raccomando, poi è normale che io vi posso dire Rinaldi perché è mio amico. Che è mio amico. Però il forno, ecco, Alessio, mi zoomi qua. Qua. Qua, proprio qua. Su questa depressione. Tu tocchi e alla pasta gli rimane l'impronta, vedete? Su quest'altra, lo faccio su quest'altra? Vedete? Su questa pasta le impronte rimangono, ma non proprio tanto. Quindi è quasi arrivato il momento di stenderla. Si può stendere già adesso. Davide farà un po' più di fatica, ecco perché ho chiesto di stenderla a lui. Così io almeno mi sono tolto il problema. E in questi casi... uso il mattarello. Che dici? No, lo schiacciapizza ci abbiamo di là. Quello con le rotelle, ci metti la pallina dentro e esce fuori il lenzuolo. Addirittura? Sì. Sì, con una pallina così ci puoi fare una pizza grossa come sto tavolino. Senti, io le avrei quella che patate. Posso chiedere una cosa? Visto che quella alla fine è venuta alta così. Quale? Pure quella che patate. Tolgo più pasta. Allora, togli più pasta. Sì, da però tolgo e quella. Facciamo la zucchina fina. Dai, ci abbiamo già la rossa. Sì, fammi togliere questa perché sennò non. Basta, no? Io direi che basta, no? E... domande? Domande? Attenzione. No. Ti è. Ma che davvero, davvero? Mamma mia. Allora, questa appoggio un secondo qua. Posso far sentire una cosa? Ma mica... Il suono? No, non la dai, ma che scherzo. Voglio far sentire, ecco. Ma quale, questo? Uso il coltello più lungo di ciò perché vibra. Senti. No, no, questo, che c'entra? Questo voglio far sentire. Brucia, basta, non lo posso più far sentire. Però sentite, è come il cocomero, capito? Se suona vuota, a proposito del se cocomero. Suona vuota dentro vuol dire che c'è alveolatura. Senti. Questo coltello non l'ho sporca, lo rimetto qua. Poi, senti, io poi questa... mi lavate il coltello, per favore, grazie. Marco, qui devo fare un attimo una magia per togliere questa, altrimenti prendiamo fuoco. Oddio. E mo? Mo la metto. Allora, fa una cosa. Dalla in mano ad Alessio. Sì, Alessio. Cameraman. No, la metto qua. Ok, così abbiamo così, risolto. A posto, vabbè, dai. Allora, andiamo avanti. Adesso. Quella l'abbiamo fatta. Noi stiamo simulando che sono le 5 di pomeriggio, sì, giusto? Volevo dire... Ok, alle 5 di pomeriggio. Ecco che volevo dire. Il cocomero, che volevi dire? Oh, già ho visto i cocomeri oggi. Sì? Però di che sa, non c'è stato il sole. Non c'è stato il sole. Quindi non so. Vabbè, ma che ne sai di dove sono? Dai, che sono di Roma i cocomeri. Marco, io intanto mi preparo qui sul banco con questa. Sì, vai, stendi, perché sono già le 5 e un quarto nella finzione. Alle 5 abbiamo cominciato a fare la pizza. A pure? Sono le 7 e un quarto. Ok. In realtà. Ah, ok. Vedi? Qua già si vede anche quando la prendiamo, che la vado ad allungare, un po' si ritira. È un po' sì, è un po' tenace. È un po' tenace ancora. Vabbè, dai. Però io... Ah, sì, dobbiamo tagliarla, aspetta. Ti vuoi la farina? Vuoi un po' di... La posso fare? Ah. Che così almeno sembra che faccio qualcosa? Vuoi? Sì, devi girare la pizza rossa che tu hai messo. Ah, grazie signore, grazie. Senti, allora la faccio ancora più fina, la tolgo, guarda, faccio tutto il giro. Ma... Ma... La voglio fare fina. Va bene. Giro la rossa, Giro la ruota. Madonna, ma quanta l'ho tolta? Oddio, esagerato. Dai, non ti preoccupa. Al massimo che può succedere. Ci mangiamo un crackers. No. Una bontà ci mangiamo. Io intanto... Vai, shape. Qua che... Ti sposti, grazie. Mi sto spostando, prego. Ok. Ecco qua. Questo è interessante anche far vedere un panetto non pronto, perché adesso inizierò a stendere. Ma lo sai che se sporta la telecamera su? Ma lo sai che c'ho caldo qua dentro? Aspetta che... Inizio a stendere, però siccome non si allunga la pasta... La sistemo, Vai. Siccome la pasta non si allunga abbastanza... Camera, ma così va bene? La faccio riposare un pochino. Prova un po'. Mettila. Metti. Così, va benissimo. Va bene, no? È scesa. Come è scesa? No, va bene, dai. Adesso va bene. Non dire okay. Bugie.
Io intanto ho fatto vedere, no, non so se l'hanno visto, comunque ho iniziato a stendere la pasta e siccome la pallina non è ancora pronta, la faccio riposare un pochino e poi tra poco riprendo con la stesura. Faccio rilassare un po' la pasta e poi ricominciamo. Tu troppi trucchetti gli stai a dare, poi... Vabbè, poi a casa dicono, no, ma abbiamo fatto l'impasto, non si stende. Ma dai, un trucchetto alla volta. Intanto vediamo che c'è. Io vado, io guardo, te sistemo la teglia intanto, la teglia, padrone. Giacomo Germano dalla Germania. Sì, lui sì. La teglia con impasto pinza? Sì, ottima. Perché no? Basta che poi non la chiamate pinza in teglia, perché... Perché non si può sentire, non, cioè, non esiste. La pinza tonda, no. Ho sentito, di tutto. La pinza è pinza. Allora, la teglia te l'ho pulita. Già l'hai pulita? Sì, vabbè, fai rilassare un attimo il panetto. Metto un po' di olio, insomma, la sistemo. Io intanto guardo qui, allora. Giuseppe Fontana, a me le patate rimangono crude, mi date qualche dritta? Giuseppe, ma forse dovresti prolungare la cottura e mettere la pizza più in alto. Oppure taglia le patate troppo spesse e quindi non si cuociono. Può essere anche quello. Oppure ci metti poco olio, poco perché l'olio ti aiuta tantissimo in cottura. Troviamo altre cose? No. Ho postato male il forno, come dicevamo prima. Sì, magari non hai il forno abbastanza forte. Vabbè, comunque. Forte è al punto giusto. Io intanto vado. Senti. Buonasera. Che faccio io? Questa qua te la levo, tanto non ti serve. C'è una... Sì? Aia. Con me fai gli sgambetti. È vero che utilizzando l'olio di semi nell'impasto si ha più croccantezza? Secondo te? Secondo me dovete saper cuocere la pizza. Bravo, non è vero niente. Sì, tutti questi libri, non lo so, scrivono un po' di... E la croccantezza... Noi usiamo il forno a legna. Sì, il forno a legna. Ma cacchio sto a dire? Sto a dire l'olio extravergine, volevo dire. E si è raffreddata... E la pizza è crocca. È buona. Sì, guarda, schiaccio qui. Vabbè che c'ho il microfono a 3 km di distanza. Però scrocchia. Però scrocchia. Allora. Le patate a julienne si possono utilizzare? Certo, perché no? Perché no? Anzi. Cuociono meglio. Cuociono prima. Prima è meglio. Sono più fine. Poi ovviamente se ci mettete i mallopponi invece rimangono più lesse quelle all'interno del malloppo. Alessandro, allora, dall'Austria, siete grandi. Merci. Grazie. Quindi grazie. Abbiamo Austria, Danke. Thailandia, Danke, Germania. No, quello è germanico, è tedesco. E austriaci, non so. Non lo so. Ok. Lo so. Come si dice, Alessandro? Vabbè, abbiamo la pizza in forno. Davide. Yeah. Questa tocca stendere. Vai. Io. Dai, anche se ci passo sopra 70 volte. Ma questa è quella fina, no? Ho il tocco, sì. Non la rovino, non vi preoccupate. Senza paura. La rossa l'hai guardata? No, l'ho girata. L'hai girata, non l'hai guardata. Ma mi stacchi sempre il microfono, dico io, no? Ah. Ora ho le mani sporche. Tecnico, che devi fare? Devi attaccare il microfono? Sì, per favore, me lo metti in tasca dietro al jeans. In tasca? Mamma mia, guarda che tocca. Grazie. Guarda che cosa mi tocca fare. Queste cose in diretta poi. Ok. Ragazzi, adesso vi stiamo per svelare l'arcano, si dice così. Di quello che diventeranno queste pizze, perché non è che facciamo pizza con le patate, pizza col pomodoro e pizza con le zucchine, ma queste pizze saranno, adesso che sono dei brutti anatroccoli, per modo di dire, perché me la mangerei già così, diventeranno qualcosa di amazing, buonissimo. Zucchina, ecco, questa zucchina è un po' come il discorso che facciamo delle patate, la possiamo fare anche così la patata, ma mi raccomando, non esagerate con la quantità di prodotto interno che si sovrasta.
Ce l'hai messo male però il microfono allora. Non sì, ho capito, me lo stai facendo ricadere. Svizzera, Paola dalla Svizzera. Svizzera. Ciao Paola, ah, ciao Svizzera Paola. Pure ci abbiamo. Paola, non ti arrabbiare che invece delle 18:30 abbiamo cominciato alle 32, eh? No, loro sono svizzeri, Davide, sono svizzeri. Addio. Allora. C'è anche Giorgio, Giorgio Ronco. Sempre all'opera, un salutone dalla Grecia. Grecia. Zakynthos. Mamma mia. Allora, poi chi c'è? C'è qualcuno che ci scrive dal Tirgizukistan? Domanda interessante questa di Matteo Vandi. Chi è? Che no, chi è? Qual è? Che ci chiede, preferite un appretto lungo a temperatura di 4 gradi, quindi controllata, con successivo stemperaggio della pasta, o appretto corto 3-5 ore a temperatura ambiente? Io la seconda. Io anche. Te sbolla proprio diversamente la pasta, perché la pasta, anche se tu fai l'apretto lungo in frigorifero, di quanto tempo? Di solito li fanno, cioè, le palline il giorno prima, no? Si raffredda e ovviamente anche se la fai stemperare non sarà mai calda. Che fai? Vai sopra? L'hai impostato bene su? Mm. Da quanto? 3-4 minuti. Tu oggi mi fai fare tutte pizze sbagliate. Ma perché ormai abbiamo sbagliato la prima? Vabbè. Lo fanno. Vabbè, vai. Che fai? Vai sopra? Vado sopra. Vai, vai. Vai, 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 vai. Senza paura. Questa la faccio asciugare e poi te la levo. Fammi vedere la mia creatura qua come sta. Comunque sì, al centro c'ha avuto un po' di come si chiama quella cosa? Crollo? Allora, depressione. Depressione, sì. Perché? Lo sai perché succede questo? Sì, certo. Perché? Loro. No, no, tu lo sai. No, qua sai perché è successo adesso. È successo perché non era ancora cotta bene. E poi c'è sì, la poi la platea. Tornando sempre... Me l'hai uccisa la platea. E la platea è importantissima. Tornando sempre al... Al discorso della quantità di pasta. Oh, pasta dirette perché, fino a ottobre, perché qua dentro non si sta. Perché, metti un condizionatore, perché cosa succede? Io direi che anche quando a volte si utilizza troppa pasta, sì. Poi la pasta dentro non cuoce bene, non si asciuga, no? Non si asciuga, non sfoga. Quindi a volte, specialmente se utilizzate molta più pasta di quello che dovreste, può succedere. Può succedere. Va bene. Qual è la soluzione? Semplice. Mettete meno pasta, fate come Davide Teramo, tagliatele con la rotella e buttate il resto. No. No, fatele direttamente più piccole prima. Ok, ecco. Grazie. Qua, guarda, già quella teglia che ti dicevo prima tutta storta. Sì, si è storta. Si è imbarcata. Vabbè. Si è storta. Allora. Datemi un martello. Anche la colorazione cambia con la temperatura dell'impasto, giusto? Assolutamente yes. Sì, Alessandro, avrai un colore più nocciola, più bello, con un impasto a temperatura ambiente. Un impasto che viene da frigo invece cuocerà più a chiazze. Sì, infatti Alessandro, ad esempio la pizza napoletana, se l'impasto è troppo freddo, quando lo metti in cottura fa la maculatura a morbillo. Perché la ma e poi culatura l'hai staccato? Non era carino, eh? Perché stavo per leggere macchie e ho detto poi ho cambiato parola a lui, non è che volevo fare. Vabbè, maculatura, comunque io la chiamo macchia di leopardo. Avviene uguale con la teglia se fai la fretta a 4 gradi, bene o male potrebbe succederti quasi la stessa cosa, ma non viene così. Viene leggermente diversa perché chiaramente noi non stiamo cuocendo a 400 gradi. Quindi a 4000. A 4000, 400, che è lava, perché la maculatura viene così bruciata in alcuni punti di bollicine che ci sono sul cornicione, perché lì la bollicina è talmente sottile che lì si brucia. In questo caso noi abbiamo una cottura molto lenta e riscesa la telecamera, guarda. Sì, ma guarda quanto è brutto questo. Sì, toglilo.
Ovvio, cambiano le temperature. Allora, sì, adesso, sì. Adesso, vabbè, queste due pizze abbiamo fatte. Dai, ma facciamo sta. Che sta, fai te, hai detto? Sì, me la passi? Sì, la faccio io, però alla fine quella con le zucchine pure me la so fatta io. Ma cosa dici mai? Allora, per fare questa, pallina da 380 grammi. Sì, sono d'accordo. Più riso, più farina. Più tutto, meno pasta. Meno pasta, più farina. Tiè. La prendo come il gatto, così. Ah. Il gatto prende così te. Io lo prendo dal collo, così, sta appeso così. Porco gatto. Poi lo so che queste dirette se le salva Matteo e mi fa tutti i meme con... Yes. È imbarcata qua, dai. Vabbè. Allora, stesura della teglia. Questa qua con il peso inferiore per la ripiena va fatta talmente sottile, estesa così come sto facendo vedere adesso con le dita che entrano nell'impasto, perché dobbiamo togliere l'incordatura. Togliamo le bolle sul bordo. Allora, in questo prodotto le bolle non ci devono stare, quelle troppo fine, si brucia. Si brucierebbero. Si brucierebbero. Vabbè, basta. No, la voglio proprio... Guarda qua. Capito? Senza ritegno, ragazzi. Dovete stenderla proprio sottile. Questa qua... Oh, guarda che è una pallina così fina. Farla diventa grossa così, ce ne vuole, eh. Ecco qua, pure tutta omogenea. Sta lì, aspetta. Ah, si sta raffreddando. Allora stendo prima l'altra pallina. E quella dove la metti? Anzi, l'altra pallina, stenditela tu, così par condicio. Vabbè. Faccio io. Questa te la levo? Ah? No. Non te la levo? Ci stendi sopra l'altra pallina? No, ma che dici? Ma cosa dici mai? Allora, vabbè, io prendo la pallina intanto. Sì, grazie, così io intanto mi sistemo. No, mettila qua. Qui, devo sistemare la teglia. Ma te lo faccio io? No. Va bene. Tu c'hai la pizza. Ok, vediamo quella che sta al forno, di girarla nel frattempo. Ok, quindi adesso voi state preparando. Sì, ricordiamo. Le basi, ok? Ok. Preparando le basi. Io intanto. Ma mi hai dato un colpo. Io intanto vado a mettere la nostra base per la pizza ripiena, ok? Ma l'hai stesa benissimo. Grazie Davide. Prego. Ragazzi, mi fate per favore nei commenti, mi dite per favore cosa vorreste per la prossima diretta, che non so quando sarà, perché con sto caldo... Vabbè, magari facciamo casa sul terrazzo. Casa sul terrazzo. Quindi... 15. E niente, fatemi sapere che cosa vorreste vedere nella prossima diretta, se avete un argomento da consigliarci, però deve essere... accattivante, perché poi quando scriviamo il post e uno legge facciamo la pizza con l'aglio col piccione no, però è... chiedo grazie, sono qui io, Tocca a lui adesso. Sì, tocca qui, guarda. Via. Allora, io ho sistemato nella teglia la pizza, la base che avevi steso tu, stavo dicendo. Quindi grazie. Adesso, prima di mettergli il coperchio, vado a mettere dell'olio di semi. Prima sul perimetro e poi al centro, ok? E mi stendo l'altra pallina, come ha fatto Marco. Allora, mi sta scrocchiando tutto il collo. Male, vedere, malissimo. Sto incordatissimo. Come ha fatto Marco, vado a stendere una pallina da 380 grammi che sarà il coperchio della mia pizza ripiena, ok? Come ha fatto anche lui, vado a schiacciare bene e a tirar fuori, ad allungare, diciamo, la pallina, farla diventare quasi grande come la teglia.
Ricordatevi che il coperchio deve rimanere un po' più centrale rispetto alla base, ok? Quindi vado a schiacciare, ad allargare e vado anche a tirar fuori i gas un po'. Sì. Schiaccio le bolle, quelle più fine, e adagio. Una gisola. Certo. Perché noi romani tendiamo però sempre a dire adagio, capito? Invece tu sei stato molto italiano. Adagio. Pigiama. Collutorio. Perché tutti dicono colluttorio, due T. Ma nessuno sa. Bravo. Grazie. Come ho detto, rimane leggermente più all'interno, ok? A questo punto vado a bucare la pasta, ok? In modo che non si gonfi come un pallone. Non sto toccando la teglia con il tuo coltello. No. Stai tranquillo. Senti, puoi usare questa forchetta? No, ho fatto. No, troppi buchi. Vabbè. E quindi poi il sale. Dov'è il sale? Questo? Sì, qui, questo. Salo. E olio. E olio. Qua G. KG o KJ? KJ, scusa. Ok. I come lunga. I come lunga. E poi olio sul perimetro e poi centrale, ok? Ma perché devi fare i disegni? Ok, anziché non ho fatto un cuoricino. Fai il cuoricino, ok. Non si vede più. Fammi ormai una dedica, scrivi. Basta, che poi è troppo olio. Ai nostri amici. La zucchina? La zucchina, pensavo che la stavi a guardare a te. Stavo stendendo. Vabbè, io questa la inforno. In forni. Posso? Sì, in forni. Io intanto rimuovo, vedi Loretta, la pizza al forno ci ha detto, ma non è cotta ancora. Ha ragione. L'hai guardata? Lo sai perché non è ancora cotta Loretta? Perché sta pizza sta talmente imbarcata la teglia che non tocca. Vola. Davide, eccoli. Grazie. No, sì, sì, no, volevo togliere anche la farina. Alla farina te la levo io. Grazie. Perché vola, guarda, se non proprio... Sì, sta volando la teglia. Sì, avete visto? Guarda, non... Guarda quanto spazio c'è sotto. Ma vediamo se riusciamo a... Quella là non si fa, provato un sacco di volte. Ah, ok. Le devo comprare. Siccome le 30x40 non le usiamo mai. Io la di butterebbe là a scuola, noi. La 30x40 ne ordino un po', le usiamo sì, per sì, noi. Sì, sono d'accordo. Per forza, per queste dirette ci servono. Sono d'accordo. Ma smetti questo cavolo di microfono, me lo tocchi sempre. Dopo aver steso il panetto nel passaggio in teglia, l'impasto va capovolto o bisogna mantenere lo stesso verso di stesura? Va mantenuto lo stesso verso di lievitazione. Esatto. Ok. Conserva più gas. Anche se molti fanno al contrario, ho visto. E l'altri, noi no. L'altri. Ah. No. Quindi se vuoi Rixid, anche tu puoi fare come gli altri. Sì. Come gli altri? Come noi. Come noi. Come noi, sì. Ma abbiamo risposto alla domanda. Ci stanno dicendo pizza al mare per la prossima volta. Pizza? Al mare. Madonna del gallo. Sì. E poi siamo molto brutti, nudi. Mamma mia. Tonda romana al piatto scrocchiare. No, io ce l'ho una idea per la prossima diretta, ma non ve la dico. Io pure, però nemmeno ve la dico, poi niente. Sarà la stessa. Allora, su Facebook, perché voi siete un po' misti, su stiamo Facebook. In diretta sia su Facebook che su YouTube. Sì. Chi è su Facebook lo invito ad iscriversi al canale Marco Montori Official su YouTube. E chi invece sta su YouTube lo invito a iscriversi su Facebook al nostro gruppo La Vera Pinza Romana. Yep. Lo trovate, quindi Facebook/group/ La Vera Pinza Romana, si chiama così. Ho dato pure proprio il link, ho scritto perché da dietro le quinte lì nessuno può scriverlo, vero? No, vabbè, non ti preoccupare. L'hai messo in difficoltà. Allora, vabbè, adesso quindi, ritornando alla nostra lezione su come poter mangiare insieme ai nostri amici senza che ci rovinino la serata. Ah, senti sta rossa? È ancora così sta. Quant'è che è uscita? Oh, una decina di minuti. Mamma mia, Davide. Quarto d'ora, 20. Davide, su. No, qua, 10 minuti, dai. Oh, si è staccato un pezzo. De che? De crosta. Ok. Temperature, cielo e platea? Sì. E tempi per la pizza ripiena?
I tempi sono bene o male quasi gli stessi della pizza condita, perché comunque c'è un doppio strato, c'è più pasta, e quindi anche se non ci sono ingredienti sopra, forse ci mette lo stesso tempo. Sì. Però super giù. Temperature pure quelle identiche, però non quelle della pizza con le patate, ma quelle della pizza in teglia classica. In teglia classica. Quindi più forte sulla platea e meno forte sul cielo, sempre con una media di 290-300 gradi all'interno della camera. Allora, ma hai scritto tu e sei qui, come hai fatto? Come ho fatto? Io come ho fatto il mio pensiero? Come hai fatto? Ho mandato un messaggio sullo schermo. Le zucchine. Dai, tiriamola fuori, pure se non è ben cotta sotto non fa niente, tanto non è quello che ci interessa oggi. Facciamo vedere intanto quello che bisogna fare. Una è proprio cruda sotto, eh? Aspettiamo. Non fa niente, Davide. Sei sicuro? Allora dopo te faccio una cosa. No, non te la faccio. La scaldiamo dopo in platea, dai. Yes. Questa teglia è un po' cattiva. No, non ti preoccupare. È cattiva. La prossima te le compro nuove che non si piegano. Grazie, se no le porto. Guarda come fa. Vedete che è molto importante. Io queste cose ve le devo far vedere, perché è inutile fare i figli. Dovete vedere tutti i problemi. Guardate qua. Questa è se non hai una teglia come si deve. Ma è ancora piegata, non si sistema. E ti dico una cosa. La rossa fredda crocchia, la patata l'abbiamo cotta nella stessa teglia della zucchine e c'ha lo stesso e difetto. Anche questa, quindi mi raccomando, è importante la teglia, ragazzi, è importantissima la teglia. Mamma mia, si respira, non ce la faccio più. Apro un po' la porta. Sì apro io il ventilatore la prossima volta, qua ci vuole. Sì, con i capelli al vento. Mamma mia, apri tutto. Ok apri tutto. Adesso questa ripiena sarà quasi cotta fra poco. E iniziamo a far vedere la farcitura. Cosa c'è di là? Dimmi. Ah, gli ingredienti. Allora, vai a prendere. Allora, e adesso quindi ipotizziamo che noi abbiamo preparato queste pizze alle 5 e mezza di pomeriggio. Verso le 7, perché i nostri amici arrivano alle 7 e mezza, verso le 7 cominciamo a farcire le pizze. Quindi, verso le 7 cominciamo a farcire le nostre pizze e le dobbiamo farcire in modo con delle farciture e degli ingredienti. Dammi tutto l'ambaradà qua, eccoci qui, con dei gusti, con dei topping che ci aiutino nel mantenimento. Quindi topping ad alto contenuto d'acqua si mantengono di più nel tempo. Ovviamente un ingrediente secco si asciuga prima. Allora, prima di tutto sposto la pizza qui. Abbiamo della porchetta che qualcuno già prima ha spoilerato. Chi era? Ti ricordi il nome? No. No, era un Facebook user. Era un Facebook user, perché c'è una talpa tra noi. Abbiamo questa porchetta. Mamma mia, da riccia, chiaramente. Adesso io, no, ma mi manca il trinciante qui. E che uso per tagliare? Vabbè, me lo faccio portare. Mi porti il coltello trinciante? Anzi, no, ce l'ho il trinciante di là. Dammi questo, no? Vai. Intanto tutte queste cose io le inizio a mettere qui. Trinciante? Un coltello come si deve, per favore. Alessio inizia a fare una carrellata su questi ingredienti che almeno già inizia a svelare qualcosa. C'è una certa Lucia Montuori che forse è una mia parente. Sei mia parente, Lucia Montuori? E ancora aspetto la ricetta. Pinza con cipolla agrodolce con tonno. Lucia, me la sono dimenticata, mo mi metto un foglietto in ufficio e la prossima la dobbiamo fare. Pinza, cipolla agrodolce con tonno. Va bene, me lo segno. Alessio, te lo segni? Che devo fare? Ancora quella con al cannolo siciliano che mi avevano chiesto. Poi dobbiamo, ispirata al cannolo. Grazie. Vale.
Questo lo uso io e questo qua lo uso dopo per il prezzemolo. Va bene? Tu invece fai il farcitore. Io faccio il farcitore. Allora, vabbè, questa porchetta, mettiamo una fetta sopra l'altra. Sì. Sai che l'altro ieri ho provato la porchetta di vitello. Di vitello? Di vitello. Che porchetta è, scusa? Era una vitelletta. Era una vitelletta. Tu non sai quant'era. Buona. Morbidissima. Te credo, il vitello, manca è nato, non c'ha muscolo, già l'ammazzano così. Però, vabbè, comunque faccio faccio un po' la rompo. Sì, se fai così magari il pezzetto ammazza. Ma perché vuoi tu? No. Ah, ok. Allora. Facciamo un po' a pezzetti questa porchetta. Anche se poi strappata a mano era più bella, però ormai l'ho tagliata col coltello. Ormai il danno è fatto. Guarda, ma quella è girata? No. Allora, porchetta. E ci facciamo la pizza con le patate. Questa pizza con le patate la facciamo, siccome sempre è estate e abbiamo bisogno di pizze fresche, una bella stracciatellina. Davide, la stracciatella la metto io che c'ho i guanti. Così non ti sporchi le manine. Bene. Perché? Cozze e Nutella, sì, ma c'ho pure cozze e Nutella. Come cozze e Nutella? Chi l'ha scritto cozze e Nutella? Alessandro. Mannaggia la miseria. Materiale teglia? Che cos'è il materiale teglia? No, magari vorranno sapere come è fatta la teglia. Ah, è ferro, puro ferro blu. La teglia in alluminio. Perché ridi? La teglia in alluminio conduce troppo calore. La teglia in acciaio non lo conduce bene. La teglia in ferro sta a una via di mezzo ed è quella che preferiamo per le cotture. Giusto? Sono d'accordo. Che cos'è giusto? È così. Vabbè, io faccio sempre le pizze lentamente per farvi vedere tutto. Le patate quanto le tenete in acqua? E l'acqua deve essere fredda o a temperatura ambiente? Io guardo la pizza. Devo rispondere io. Le patate devono stare in acqua fino all'arricciamento. Perché? No. Arricciamento. L'arricciamento può arrivare dopo circa 4 ore. Allora, ti faccio spazio, sì. Ambe due le pizze devono sparire. Grazie. Ecco la nostra pizza. Doppio strato. Che andrà farcita all'interno. Eccoci qua. Le taglio le mani. Ricordatevi che è importantissimo aprire immediatamente la pizza, perché tutto il vapore all'interno deve fuoriuscire. Ho capito, ma già fa caldo, tu apri pure la pizza. Ok, quindi facciamo evaporare tutto quello che c'è all'interno e poi, una volta fredda, andiamo a farcire. Intanto finiamo questa. Finiamo questa, tu me lo diste di a me perché la devo finire io. Certo. Vabbè, allora, patate, porchetta. Guarda come ha tagliato. Mi sono sbagliato, dovevo mettere la porchetta prima della stracciatella, sì, però vabbè, Davide, qua, allora ragazzi. Guarda quanto è buona questa casa, pure qua è buona. Sì, è che non fa niente. Che stai a fare? Un po' di scroc. Allora, senti questo. Cazzo, ho detto una parola, è messa a bruciare. Ah, ok. No. Vabbè, allora ragazzi, il cromatismo è molto importante, quindi in questo caso oggi avete imparato in questa diretta tutto quello che non dovete fare. Quindi microfono, quando teglie sbagliate, non l'hai più attaccato? Ma come, non è acceso? È acceso, è attaccato. Si sente, i livelli dell'audio sono buoni, fai un prova. Prova. Sono buoni i livelli, perfetto, sono buoni. Loretta, allora. Vabbè, stavo dicendo, il cromatismo è importante, quindi la stracciatella va messa sopra, la porchetta, anche perché quando poi la riscalderete
in forno, proteggerà la porchetta senza farla asciugare. La porchetta. Quindi vabbè, oggi stavo dicendo, avete visto tutti gli errori possibili, immaginabili. Vedi, che non, dovete... non volendo. Ma l'abbiamo fatti apposta. Io? Sì. Io pure, fatti apposta. Guarda, guarda, aspetta, aspetta. Voglio farvi vedere. Rimedia, vai. Voglio farvi... Io ho dell'altra stracciatella, voglio farvi vedere la differenza tra... Stracciatella, stracciatella sopra e stracciatella sotto. Se mi si stacca dai guanti. Com'è bella. Perché poi sopra la stracciatella, quando ci metti il seme di finocchio... Si vede? Risalta. Salta. Risalta. Ah. Salta, salta. Vai. Solo metà? Sì, ah, solo via. Metà. Ok, io intanto metto. E quindi il seme di finocchio risalta, il bianco risalta e la pizza è tutta più bella. Qui si vede meno. Qui si vede bene. Loretta scrive che adesso si sente. Meno male. Volevi tagliarmi fuori, eh? Mattia, scusate il ritardo, in teoria avete fatto una precottura di tutte, esatto, guarda, con le basi. Guarda, si vede benissimo la differenza. Dall'alto sì, dall'alto. Forza. Ok, ti togli. Sì, mi levo. Io faccio, vabbè, quella più semplice, Marco. Allora, questa qui quindi è stata fatta pomeriggio, non si farcisce calda, si farcisce fredda. Soffiaci. Ora, mortazzala. Io intanto lo sai che faccio? Ma la mortazza a modo nostro? Sì, 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 sì. Quindi tipo 6 kg di mortadella. Io faccio un trito di prezzemolo nel frattempo. Che ci facciamo? Perché ci serve per la prossima pizza. Ecco qua. Ma chi le mangia queste pizze? Tu la mangi, vero? Certo. Guarda come va io. Ecco qua, io ho fatto, Marco. Direi che è abbastanza. Eh? Cosa? Ma quanto ci hai messo dentro? De mortadella? Saietti. Vabbè, la mortadella è cheap. Infatti. Giusto? Abbiamo fatto, a posto. Trito pronto. Vai. Questo qua ce lo teniamo per la prossima pizza, che è? Che è? Margherita. Scherzo, è Margherita, l'ho detto oggi, non si usa Margherita, no, no. Allora, aspetta, metto questa qui. E qui vuoi farla? Lì. Scusa, mi dai un po' di spazio? Ti sto televisivo. Allora, aspetta, no, facciamo vedere il taglio di quella. Ci abbiamo già. No, dopo, hai ragione. Allora. Tutto insieme. Sembra che mi sono fermato con cocaina a nastri. Cioè, proprio oggi sono euforico. Vabbè. Sarà? Che mi piace fa sta roba. Che dici te? Che ne so, sarà? Sarà? No, non è vero, ragazzi. Dai. Non ve lo dico perché sono euforico, perché la mia vita privata è... È cambiata. È privata. È privata. Però... Però oggi sono veramente felice. Voi fatemi solo gli auguri, poi non vi dico il perché. Allora. Ah. Donato dice, vedi, ha risposto a me. Dice, chi le mangia queste pizze? Le mangio io, sono già in macchina. No, ci abbiamo... Arrivo. Sì, ma pensate che siamo solo io e Davide qui. C'è quello lì dietro. C'è sta Alessio che fa melico, c'è sta... ci stanno poi i ragazzi del centro qui. Ma Davide sei andato? Non sono qua tu, io. L'altro Davide? No. Ci... Ma guarda. Non è che ce può fare un po' di salame secondo te? O l'altro? Mi sa che poco, lo sai. Io continuo a salamare, eh. Lo facciamo fare. Aia. No. Ti sei staccato il microfono? Bravo. Grazie Marcello. Ah, giusto, giusto, è vero, è vero. Lui ci segue. Allora io basta che dico, ma questo salame mi sembra un po' poco, giusto? E dovrebbe arrivare. Sì, piove, piove salame. Allora. Che è? Che è successo? Niente, che è successo? Spam, cioè, ci stanno veramente le spie qua dentro. Ma chi è? Non è che c'hai delle telecamere nascoste?
È la CIA. La CIA. Vabbè, guarda quanto sarà. Io lo sto a mettere proprio. Ma all'inizio hai detto dobbiamo fare pizza chip, però era la base che era la base chip, perché se non vengono gli amici butti tutto. Era quindi poco costosa la base. No, butti tutto, però butti tutto in congelatore, cioè congelatore, tutti i pezzettini, bravo. La butti lì e la riponi nel congelatore. No, la butti. Okay. Ma che butti? Non si butta niente. Allora, ragazzi, se Davide ci sta sentendo dall'altra parte in cucina, sì. Davide, ma bastano una decina di fette, non è che me ne devi portare tantissime. Ho detto, basterebbero 10 fette, non ti preoccupare, non ne servono tantissime. Ok. Mattia, oggi non ci siamo preparati, vegetariani. Oggi no. Oggi i vegetariani non ci sono, i vegetariani no. Oggi no. No, oggi abbiamo fatto tutte pizze per la gente che ama mangiare tutto. E anche se possiamo lasciare una strisciolina di questa qua con le zucchine, magari per un vegetariano. Sì. Perché invece no. A me piace molto fare bravo pizza vegetariana. Oh, c'è ancora pure Claudia. Ma questo potrebbe essere. Potrebbe essere un argomento, pizze vegetariane. Cioè, pizze quindi vegane. Siamo adesso pizza... Claudia, Davide tu, io e i due guardiani, siamo 7 persone. Sì, sì, poi, sì. Poi chiedono, ma quante persone qua, queste pizze chi se le mangia? Non vi preoccupate, queste pizze sono già finite prima di essere fatte. Tornando al discorso di pizze vegetariane e pizze vegane. Perché? Perché devi mettere... Potrebbe essere però un argomento. Perché deve essere un argomento? Perché? Perché sì, non si fanno discriminazioni. Guarda, sono grazie. Arrivate 10 fette. 10, ma no. Wow. Mamma mia. Grandi. Come 10 fette? 100.000. Vai. Io finisco, eh. Finisco. Senti. Finisci te, che io voglio frullare sto coso. Sì, io finisco. Allora, ragazzi, stracchino. Quante volte in pizzeria mi ha dato fastidio prendere lo stracchino con le mani e farvelo staccare dalle dita? Ok, no. A me... fa impazzire. Mi scusassi. Prego. Allora io cosa faccio? Prendo lo stracchino, ci metto un goccino d'acqua. Un goccino non si dice maschile, la goccia è femminile. Una goccia d'acqua, la goccia è femmina. Non so se questa è stata pesata, sai? No, io mi fermerei. Io credo un di sì. Mi fermo, però credo che sia stata pesata. Mi fermerei. Guarda che ho trovato. Wow. Da dove è uscito? Ho una prolunga di 26 metri, solo che... Ok, ci siamo. Allora, frullo, eh. Succede là? Che è successo? È successo, dici. Niente, dici. Non parli. C'hai paura che ti sentono in diretta? Ok, si vergogna. È scappato. Oh. Mazza, addirittura. Ma siamo noi che fa. Ma tutto sto rumore devi fare. Perché? Devi parlare? No. Vai. No, non do di niente, però vai. Guarda che crema. Meno male che ti sei fermato con l'acqua. Ma guarda, ne è rimasta proprio pochissima. No! Che vuoi fare con no, questo? No, questa posala. Questo va lì. Quella la mettiamo. No, ma che stai quella. A dire? Sì. Ma hai cambiato le pizze. No, non ho cambiato niente. Sei tu che sei arrivato in ritardo. Allora. Ma hai spostato fuori? Inquadratura? No, tu intanto fai questa, io faccio questa. Aspetta, tu metti questa sopra così. Ok, dammi di qui. E io intanto, ok. E io metto la pancetta su quest'altra. Oppure aspetto. Come aspetti? Io metterei. Io la metterei. Questo prezzemolo adesso lo usiamo per la cremina. Per la pizza lo mettiamo sopra la cremina. Mentre Davide dipinge. Come un pittore. Sì, dimmi. E che dimmi, loro stanno tutti a guardare a te, mancano 5 minuti al gong. Quindi finisci con quella. E poi salutiamo tutti. Vabbè, cosa avete imparato oggi?
niente, che potete mangiare insieme ai vostri amici, perché tutte queste pizze voi le siete preparate alle 7. Quando è il momento di servire, queste le inforneremo solo per riscaldare. Quindi abbassiamo il forno al minimo, mettiamo il forno a 250 gradi come a casa, perché altrimenti brucierebbero. Altrimenti. Marò, che bella! Che bella! Manca l'ultima. L'ultima? Sì. Vado, carico, Vai, vai. La provola vuoi metterla? Che è successo qua? È troppo arrotolata sta provola. Sì, no. Come la provola? La pancetta. La pancetta volevo dire. Sì. Pancetta arrotolata. Ma è troppo. La provola poi come vuoi metterla? La provola la mettiamo sopra che... Quindi riempio io. Che durante la fase di riscaldamento si squaglia sopra. Sì. Questa perde tutto il grasso sulla pizza, così queste zucchine sanno di qualcosa. Perché sono mi zucchine. Dispiace per i vegani che mangiano zucchine senza... Però la pancetta questa è pancetta di seitan. È buona, no? Sì, è di seitan. Di seitan? Sì. Non conosci il mondo... Devi informarti. No. Io guarda, non mangio tanta carne. Io ne, però io non neanche. Capisco la... Perché lo sai che cosa? Perché... La negazione. Cosa? Devi mangiarne poca e buona, no? Sì, bravo. Di ottima qualità. Io noi ovviamente stiamo caricando di salumi e maiale oggi. Sì, però è allevato ingeri, allo stato ingeri. Brado. Sì, è bradissimo questo. Bradissimo, brado, brado. Così. Nel rispetto. Allora, io quasi, allora, quasi riempito, vieni, non sai ansia. Io comincio con questo, così ci sbrighiamo, dai, perché vai. Qua mancano sì, tre vabbè, minuti due minuti, se vai oltre. No, ci sta una svizzera che ci guarda. Davide, aiuto, crema, aiuto. Dicono che crema era quella di prima. Sì, la crema di stracchino. Questa è provola, quella era crema di stracchino. Stracchino, raga. Stracchino. Hai visto? Si mettono da solo, incredibile. Sì, cascano e... Sì. Così. Dai, l'ultima wow. La lascio mettere a te. Come l'ultima? Ti ho detto che era troppa sta provola tagliata qua. Ecco. Cioè, ecco. C'è stato tutto un altro foglio sotto. Scusa. E... Perfetto. Adesso, dai, basta, sei proprio ingordo. Vai, adesso. Sei proprio gordo. Pronti? Partenza. Questa qua di quanto tempo fa è? Saranno passati 10 minuti, 15? Sì, pure di più. Il solito magico suono. Wow. Ragazzi, e vai così. Che coduria. Questa non la, questa io. Guarda, questa si può mangiare anche fredda. La taglio anche per così, guarda, così già abbiamo i pezzi fatti. Ma anche il quadruplo. Che spettacolo. Strato lo scrocchia. Guarda che bella. Che spettacolo, questa è proprio buona, buona, buona. Con pochissima pasta. Adesso voglio tagliare le patate. La... Ah, non mi sono tolto la mortadella. Che fai? Spostala un pochino. Facciamo cambio, va. Cambio? Così, via. A casa consigli di tagliarla e poi scaldarla o scaldarla e poi tagliarla? No, si taglia e poi si scalda. Ok. Importante, no? Allora, questa vieni era quella... qua Alessio, vieni qua, questa qua guarda, è quella con meno pasta. Guarda, quella più, più fina. Questa non lo so, avremmo tolto 100 grammi e comunque sì. Vengono le bolle, perché? Vengono le bolle perché quello che va detto Davide prima è molto importante. Molto importante, cioè quando c'è meno pasta il calore arriva meglio dentro
e la pizza cuoce meglio e si alveola meglio. Ora tagliamo la rossa, quindi ti voi sposto sono questo. Arrivati i vostri amici e voi riscaldate la pizza. La vogliamo scaldare per un pezzo per far vedere come, se la cuociamo di meno, quel problema che avevamo con la teglia, non è un problema perché quando poi si scalda questa sotto torna a essere super croccante. Quindi anche se a casa non abbiamo un forno che è al top, scaldo... non fa niente. Taglio, eh? Dove scaldo? Sono tutte e due qua, sopra, perché sotto lo leggo 310. Direttamente a suolo, sì. Sì, ho spento il suolo. Sopra, mi hai detto? Sì. Wow. Mamma mia. La porchetta, porchetta. Ma ah, scaldiamo un pezzo di ognuna? O scaldo? Vabbè, ma noi dobbiamo mangiare in qualche modo, o no? Ah, può mangiare davvero? Alessio? Alessio vuole mangiare. Qua abbiamo l'altra alveolatura, che è della rossa, che è stata invece stesa senza inserire le dita all'interno del prodotto. Avete visto? Viene un'alveolatura molto più fitta, con meno bolle grandi, diciamo così, ma che resiste molto di più... Questa no. Alle, al deterioramento, perché quando ci sono delle bolle molto più grandi, quando stendiamo mettendo le dita all'interno della pasta, si creano queste bolle molto grandi, molto belle, però che fanno seccare prima il prodotto. Invece facendo una mollica fatta in questo modo, il prodotto rimane più umido all'interno e quindi nel tempo ci arriva, cioè con il passare del tempo rimane sempre buono. Adesso, per concludere grazie. Questa diretta, grazie ragazzi. Grazie. Ah, che vuoi? Mi metti un po' di pizza qui. Due strati. Una striscetta, va bene. Un paio. Solo una, dai. Ah. Una? Ok. Se no non entra pure quell'altra. Quale? Che ne so, devi riscaldarne quattro, no? No, la mortadella non la scaldo. Mortadella non la scaldiamo anche perché. Perché è super croccante questo. Questa può mangiarla anche così. Quindi spero che da oggi in poi i vostri sabato sera a casa saranno migliori. E faccio anche la marchetta. I prossimi corsi, guardateli su pinzaschool.com. Ci sta il 7 giugno. Il 7 giugno. Il corso di pizza in teglia. Ma che ve lo dico a fare, tanto sono rimasti due posti. E quindi vabbè, alla fine... che altra marchetta potremmo fare? Dobbiamo dire di seguirci sul gruppo perché dobbiamo fare la prossima diretta, che è una sorpresa che mi è venuta in mente, quello che dobbiamo fare, che vi sarà molto molto... Ah, già ci hai pensato? Mi piacerà tantissimo. E non me l'hai detto. Sforni? Sforno. Ti sforno. Aspetta. Dove vai? Sposto la pizza dentro al piatto. Allora, grazie. Siamo qui. Vi ricordate questa patate? Com'era? Era morbida, sentite adesso. Sentite. Croccante. Croccante non secca, mi raccomando. Croccante non secca. C'è una bella differenza. Soprattutto il pezzo rimane teso. Vedete? Vabbè, la stessa cosa vale per le altre. Noi vi salutiamo perché abbiamo da fare adesso. Sì. Dobbiamo... Pulire. E da Giovanni e Alfredo è tutto. E ci vediamo come... Quando? La prossima diretta fra 2-3 settimane. Sì, col caldo. Col caldo, torrido. Ci vediamo a un'ora... Vi va bene questo orario? Fateci nei commenti e buona serata a tutti. Ciao. Ciao.